Siamo qui al termine di Milan-Inter, finisce 3-2 in favore del Milan in recupero, parte subito dall'Inter. Antonio, primo tempo ottimo, avevate cominciato anche bene il secondo, partita combattutissima, bisogna dirlo, però siete venuti meno clamorosamente nel finale, mostrando poi il fianco all'avversario che vi ha puniti. Peccato per il palo proprio nel finale, forse il pareggio era il risultato più giusto. Pareggio è il risultato più giusto, sì, perché secondo me non me ne vogliono l'avversario, ma nuda ciotta. Diciamo un po' più di tenacia, bisogna sì, essere onesti. No, comunque dai più fisico. Dai più fisico, hanno giocato forse meglio di noi. Voi avete abbassato più talento. Avete abbassato un po' la guardia nel finale e lì diciamo. Ci hanno fatto, sì, abbiamo abbassato troppo la guardia. Restate lì a pari punti tutti quanti a 10, voglio dire, tra il primo e il secondo posto non cambia niente, forse cambia in termini di fasi finali. Bisogna vincere la prossima. Ha fatto la differenza. Grazie, la prossima non ci sarà lei avversari. Grande partita. Passiamo invece al Milan, ragazzi, arriva una vittoria importantissima perché vi proietta a questo punto al primo posto insieme a Fiorentina e Inter. Adesso bisognerà fare un po' di calcoli, l'importante però sarà vincere adesso l'ultima partita, ma soprattutto complimenti a te che secondo me hai mantenuto in piedi la partita con grandi parate stasera. Mi sono fatto perdonare tutte le partite. Bravo! Ho fatto che grande partita! Allora io faccio diciamo l'avvocato del diavolo, o meglio vado a mettere il dito nella piaga. Fatti sentire, qualcuno prima della partita ha detto i portieri. Non faccio nomi. Già ho sentito, perciò ho il portiere così. Stasera ha fatto la differenza. Ma io l'ho fatto per loro e per farmi perdonare. Ed è.